Buongiorno, mi chiamo Alessandro Selam e opero presso ANORC, l'Associazione Nazionale degli Operatori e dei Responsabili della Custodia dei Contenuti Digitali. Da diverso tempo opero per questa associazione, si tratta di un'associazione no profit. Inizialmente ho operato come collaborazione, ora mi occupo di dirigerla sia nella sua parte che rappresenta gli imprenditori, sia nella sua parte professionale, per cui che rappresenta i professionisti della privacy e della digitalizzazione, ai sensi della legge 4 del 2013. Ci siamo iscritti, abbiamo aderito all'Open Government sin dai suoi esordi, quando al Ministero era insediata il Ministro Madia e si parlava di FOIA. Abbiamo sempre creduto, occupandoci di digitalizzazione, che gli strumenti fossero il modo migliore per diffondere la digitalizzazione come strumento inclusivo nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Ed è per questo che abbiamo insistito affinché la nostra associazione potesse essere parte attiva di questo progetto. Vogliamo, attraverso la nostra attività di comunicazione, di dialogo e anche di formazione, abbiamo istituito una piattaforma gratuita ad hoc, il Digit Plus, la Digit Plus, che è a disposizione di tutti, proprio per rendere maggiormente comprensibile lo strumento digitale, sia nel rapporto tra cittadini, ma soprattutto nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Questo ovviamente al fine di garantire una maggiore inclusività della cittadinanza nel rapporto con la governance del nostro paese. Per questa ragione abbiamo aderito al forum multi-stakeholder, perché riteniamo assolutamente fondamentale poter confrontarci con altre istituzioni e altri appartenenti alla società civile, al fine di unire le forze e portare a compimento quello che riteniamo essere un passo fondamentale per l'evoluzione del nostro paese. Quindi per poter rendere maggiormente inclusiva l'esperienza che la cittadinanza deve avere nei confronti della pubblica amministrazione, attraverso gli strumenti della digitalizzazione. Grazie.